I PAS, ovvero percorsi alternativi sperimentali, attivati grazie al supporto di diverse istituzioni, sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa all'ISIS Novelli. Sentiamo com'è andata. Quest'anno si è tenuta la cerimonia di presentazione del corso PAS parrucchiere nella sala Cinzia Visone, situata nell'Istituto ISIS Novelli di Marcianise. L'obiettivo di questo corso è di far conoscere al territorio che c'è un corso di parrucchieri, in collaborazione con la Scuola Moscati di Caserta e la CNA di Caserta. Il corso è rivolto alle ragazze che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età, a cui è stata offerta la possibilità di adempiere al loro obbligo scolastico. Infatti, molte di queste sono ragazze che hanno solo il diploma di licenza media. In seguito, le 20 ragazze frequentanti il corso saranno divise in 4 gruppi da 5 e in 3 settimane condurranno degli stage presso alcuni parrucchieri di Marcianise. Il corso è completamente gratuito. All'inizio del corso è stato offerto alle ragazze tutto ciò che è indispensabile per il loro lavoro. Inoltre, non solo svolgono il tirocinio, ma anche attività di laboratorio di chimica e laboratorio musicale, attraverso il quale a fine anno presenteranno una manifestazione, mostrando ciò che questo percorso le ha insegnato. Per ultimo, ma non meno laborioso e proficuo, vi è l'attività laboratoriale di informatica, al termine del quale le ragazze conseguiranno la patente europea. Alla fine dell'intero percorso, le aziende presso cui le ragazze hanno fatto lo stage sceglieranno le ragazze migliori. Tra le tante iniziative che hanno visto impegnato nel corso dell'anno l'ISIS di Marcianise, ricordiamo la manifestazione inaugurale del corso PAS parrucchiere, affollatissima la platea nella sala Cinzia Visone. A fare gli onori di casa, naturalmente, la preside Emma Marchitto, il servizio. Quella che vi è stata presentata è una ulteriore offerta che l'ISIS Novelli offre ai ragazzi del territorio. L'ISIS Novelli da sempre si pone quale obiettivo prioritario il lavoro costante, responsabile e serio nei confronti dei propri studenti. Quindi il corso di parrucchiere da noi ha un costo, mentre invece l'opportunità che oggi hanno questi ragazzi del PAS, cioè il percorso alternativo sperimentale, non hanno costo zero. Cioè l'opportunità che hanno, quello che voglio dire sia ai ragazzi che alle famiglie, hanno un'opportunità di non pagare niente. Quando i ragazzi vengono a scuola e non possono pagare, mi dicono: direttrice, che cosa possiamo fare, dove possiamo fare, le suore, tutti quelli che sul territorio veramente hanno bisogno. Io ho aiutato tante persone, però ecco, adesso oggi la regione ci sta dando l'opportunità di aiutare, diciamo, con questi pass, questi ragazzi che ne hanno più bisogno. Io penso una cosa, è un'opinione personale e ve la trasmetto, mi piace trasmettervela. Questo istituto ha qualcosa di magico che va al di là del fatto istituzionale e del fatto di rappresentare ormai un capisaldo dell'istruzione sul nostro territorio. Ha un qualcosa di magico che io riscontro ogni qualvolta, e ci vengo spesso, grazie alla preside, grazie al professore Romanucci, a coloro che ci coinvolgono in tutte le iniziative che fanno. E questa magia io la vedo nel modo in cui portate avanti le vostre attività. Non è il tecnicismo tipico dell'istituzione scolastica, ne frequento tante, le ho frequentate in passato, tuttora anche in veste istituzionale. Qui c'è un qualcosa di diverso, c'è un qualcosa di particolare. Chissà che non dipenda dal fatto che la popolazione scolastica è esclusivamente femminile, ma non penso sia questo, forse non è soltanto questo. Certo è che ormai l'Istituto Novelli ha una marcia in più. Dall'ISIS Novelli è tutto. Grazie per averci seguito, arrivederci.